Cari amici, benvenuti all'opera del lunedì. Questa volta ho scelto il quadro di Van Eyck, I coniugi Arnolfini, che si conserva alla National Gallery di Londra. Un quadro, diciamo, che ha delle prerogative che lo rendono indubbiamente notevole, notevole e per certi aspetti unico nella grande storia dell'arte occidentale. E intanto perché è firmato, e questo non è una cosa così normale nell'epoca in cui ci troviamo, è firmato e datato, ma è firmato in un modo anomalo, che apparentemente è irrilevante, un piccolo dettaglio, e tuttavia è invece la prima chiave di ingresso nel mistero, perché indubbiamente è un quadro misterioso, che l'opera porta con sé e che probabilmente porterà sempre con sé. Da una parte è chiaro, è chiarissimo, dall'altro però, interpretando la firma in modo profondo, ci si rende conto che l'artista ha firmato il quadro in un modo tale però da non firmarlo nel modo con cui si faceva sempre, insomma, all'epoca si firmava raramente, ma comunque si firmava sempre allo stesso modo, con un'impostazione analoga. E la firma di Van Eyck è apparentemente normale, in realtà è totalmente anomala, al punto che firme simili non si trovano quasi mai poi nel seguito della storia dell'arte. È firmato Johannes de Eyck, fuit hic, e sotto c'è scritto 1434 con la grafia dei numeri dell'epoca, non immediatamente riconoscibile, ma con un minimo di esercizio si impara facilmente a leggere. Sono i numeri arabi, ma con grafie un po' diverse dalle attuali. Apparentemente è tutto normale, quadro firmato, ma firmato in latino. Però si firmava così: Johannes de Eyck fecit, pinxit, hoc opus. Queste sono le diciture normali, cioè fece o dipinse quest'opera, e sotto la data. E invece il maestro ha scritto una cosa completamente diversa, fuit hic, che si traduce Giovanni de Eyck fu qui, ma cioè che vuol dire? Qui, cioè in quella stanza, quella che è rappresentata. Infatti, la maggioranza degli esegeti tendono a spiegarlo così. Il quadro rappresenta, come è noto a tutti gli esperti d'arte, i coniugi Arnolfini, o dovrebbe rappresentare i coniugi Arnolfini, perché non c'è scritto da nessuna parte che quelli sono i coniugi Arnolfini. Arnolfini era Giovanni Arnolfini, era il rappresentante di una famiglia di Lucca, di mercanti lucchesi che lavoravano moltissimo nelle Fiandre. Giovanni Arnolfini, almeno quello che noi crediamo essere il Giovanni Arnolfini da identificare col quadro, perché questa famiglia lucchese, come dicevo, che ha avuto tanti esponenti che lavoravano lì, erano mercanti di tessuti, mercanti molto importanti. Hanno avuto molti, come capita sempre nelle famiglie, molti esponenti con lo stesso nome. E nel 400 di Giovanni Arnolfini ce n'è più di uno. Quindi già l'identificazione, sì, è Giovanni Arnolfini, ma quale esattamente? Rappresentato vestito in modo molto elegante, ricco, sontuoso, con una specie di cappotto che alla moda appare anglosassone, e la moglie pure elegantissima. Ho letto da qualche parte che anni fa una scuola d'arte cercò di riprodurre, di rifabbricare l'abito che la donna indossa, secondo come è descritto da Van Eyck, e pare che hanno dovuto impiegare metri e metri e metri di stoffa, perché è un abito con riporti, controriporti, lei lo tiene un po' sorretto sul seno,
secondo alcuni interpreti vuol dire che è incinta, ma a parte questa interpretazione, i due coniugi sono davanti a noi e sul fondo c'è lo specchio e nello specchio si vedono i coniugi Arnolfini di spalle, naturalmente, e davanti a loro due personaggi. Perlomeno gli storici hanno sempre visto due personaggi, ma chi sono? Hanno detto, molti studiosi, sono Van Eyck stesso e accanto a lui c'è un grande personaggio. Chi sarà? Non si sa. A dire il vero, il personaggio riflesso nello specchio che è di fronte con il Gianni Alfini non ha visibilmente in mano gli strumenti del pittore, perché lì la logica sarebbe, Van Eyck rappresenta se stesso, dice nel quadro io sono stato qui, ma quel qui che cosa si riferisce allo specchio? Ma questo è buffo, non è Alice nel Paese delle Meraviglie, non sta dentro lo specchio. Però, se è veramente lui, allora sono stato qui vuol dire sono stato in questa stanza e mi sono rappresentato dentro lo specchio. Però si rappresenterebbe senza gli strumenti del lavoro. E poi quello che l'accompagna gli è. Può essere il Duca di Borgogna, perché ricordiamo un dato interessante. Gli Arnolfini erano molto legati ai Duchi di Borgogna. In particolare a questo grande personaggio che regnava all'epoca, Filippo il Buono, una personalità molto rimarchevole, il soprannome con cui è ricordato è interessante, e Jan van Eyck era il pittore di corte di Filippo il Buono. Quindi, alla fine, tra l'altro. No, Van Eyck ha avuto una carriera che però non si ricostruisce bene. L'unica cosa che si sa per certo è che Van Eyck, con Filippo il Buono è stato nello stesso rapporto con cui Velázquez fu col re di Spagna. Nel 1428 Filippo il Buono manda a Lisbona come suo rappresentante, quindi Van Eyck, per preparare le nozze con Isabella di Portogallo. Qui Van Eyck fa un ritratto. La stessa opera principale di Van Eyck, quella forse più documentata, il Politico di Gand, che Van Eyck comincia in quegli anni stessi e poi ci impiega parecchio a finirlo, anche quello è molto misterioso, nella sua storia, e anche quello rientra un po' nel grande lavoro del pittore di corte. Poi, tra l'altro, Van Eyck vive stabilmente, risulterebbe dai documenti, a Bruges, dove stava pure Arnolfini, dal 1432. Tra l'altro c'è un punto un po' delicato, non si sa bene quando Van Eyck è nato, dovrebbe essere nato a Maastricht, ma gli storici sono molto incerti, non hanno documenti, si sa che morì giovane, deve essere nato nell'ultimo decennio del 300. Forse proprio nell'anno stesso 1400, non si sa. Fatto sta che si sa che muore nel 1441, questo sì si sa. Giovane, quindi insomma. Allora, l'opera più importante, la firma più importante, la presenza più importante che Van Eyck conferisce a se stesso nelle sue opere è nel ritratto dei coniugi Arnolfini. Non ad esempio nell'immenso Politico di Gand, che è una delle opere più importanti di tutta la storia dell'arte universale. Purtroppo un po' manomessa, è stata molto rovinata, scomposta, ricomposta. Oggi chi va a Gand a vedere il Politico dell'Agnello Mistico, così viene chiamato per la scena centrale, in linea di massima resta abbacinato quando si trova di fronte all'opera, che è una cosa, una cannonata di quelle, come dire, mortali, nel senso buono della parola. Forse è la più grande cannonata che io abbia mai visto in vita mia. Più dell'ultima cena di Leonardo, più della Cappella Sistina. Guardate, arrivo a dirvi di Michelangelo Buonarroti e non lo so, ognuno dica la sua. Per me, quando si entra in quel piccolo spazio, dietro la cattedrale di San Bavone, dove è conservato quello che resta del Politico, effettivamente si avverte qualche cosa di magnetico, come una calamita formidabile che attira la presenza fisica dell'opera d'arte di Van Eyck, che è qualcosa di unico. E guarda caso,
L'unica volta che ha messo una firma di quel tipo ha scritto Fuit, la presenza dell'artista, la presenza dell'opera d'arte. Ora, in effetti, i coniugi Arnolfini esercitano sugli osservatori di sempre e ancora oggi questo tipo di percezione. L'artista è lì, ma non è lì, non è nella stanza da letto dei coniugi Arnolfini, non è nemmeno dentro lo specchio, è nello spazio dove siamo noi, le persone riflesse nello specchio che guardano i coniugi Arnolfini. Non sono necessariamente Van Eyck e il Duca di Borgogna o chi vogliamo noi, tanto non lo scopriremo mai. Siamo noi che per una potenza tecnica, tecnologica, scientifica di questo pittore siamo entrati nello spazio e ci mettiamo davanti, cioè invadiamo, superiamo quella soglia che separa lo spazio estetico da quello esistenziale. In realtà non la superiamo affatto, ma la percezione è quella. È stato sempre notato che questo quadro è una calamita. La stanza è sontuosa, gli abiti ricchissimi, il letto magnifico, letto in cui gli storici hanno spiegato quel tipo di camere da letto erano in realtà stanze di ricevimento, ci si sedeva, non era esattamente per dormire. I coniugi Arnolfini ci ricevono in una stanza sontuosa. Dopodiché i segnali sparpagliati sono tutti in contraddizione. Dalla finestra, che tra l'altro è una finestra fatta con i vetri piombati, quelli che all'epoca erano manifestazione di ricchezza sconfinata, se lo potevano permettere soltanto ecco un mercante come Arnolfini. Si vede un ciliegio in fiore, ciliegi fioriscono in primavera. Ma lui e la moglie, presunta, sono abbigliati con abiti pesantissimi invernali. Poi sulla finestra si vedono delle arance. Ma le arance sono, possono essere un simbolo di vita, di bontà, di fecondità. Sullo sfondo si vede una specie di finta scultura che rappresenta una santa con un drago. Potrebbe essere Santa Margherita o Santa Marta, perché sono entrambe queste due sante, nella loro iconografia hanno il drago, però Santa Margherita è la padrona delle partorienti. E infatti la donna potrebbe essere incinta. Santa Marta è padrona della casa, delle casalinghe. Infatti accanto alla finta scultura, alla scultura c'è una spazzola, e molti solerti storici dell'arte hanno detto beh, ma allora deve essere Santa Marta, i coniugi, lei è la regina della casa, fa i lavori di casa, questo. Che però sono interpretazioni al limite del delirio. Per terra si vede un tappeto, è vero, turco, persiano, anche quello ricchissimo, il cane con una meraviglia incomparabile, e naturalmente gli storici ci dicono che è il simbolo della fedeltà, degli sposi. Entrambi hanno tolto gli zoccoli, stanno non a piedi nudi perché hanno le calze, ma non portano le scarpe dentro casa. Come mai? Gli storici hanno sempre una buona spiegazione. Ad esempio, hanno rintracciato un passo dell'Esodo dove Dio dice a Mosè: tu adesso devi entrare nella terra benedetta, ti devi togliere le scarpe. Ah, cioè, deve essere una citazione di Mosè. Sono tutte cose ai limiti del delirio, cioè sì, può essere, ma il punto cruciale della questione è che la calamitazione che l'opera esercita sullo spettatore, come se l'attirasse a venire dentro, è acuita dall'iconografia dei due, che è comunque delirante. Allora, lui fa il gesto dell'angelo annunziante, tanto per chiarire, e lei sta un po' nella posa della Vergine Annunziata. Le porge una mano e lui pone la sua mano su di lei. Che vuol dire? Gli storici hanno un'ottima interpretazione. E vuole rappresentare la promessa di matrimonio. È una specie di atto notarile fatto in pittura. Si usava così, si promette il matrimonio, i coniugi poggiano la fiducia
reciproca che si manifestano, il pittore registra. C'è un candelabro, un candeliere, anche questo ricchissimo, di ottone stupendo, ma c'è una sola candela che arde. Ah, altro questo, e come mai? Ma che significa? Che cos'è? Sono state date mille spiegazioni. Tutto contribuisce comunque anche all'impostazione della prospettiva, come se risucchiasse, ci risucchiasse dentro, a desiderare di avvicinarci, di toccarli questi personaggi, di stare lì con loro. Questa è la grande potenza dell'elaborazione tecnica di Van Eyck. Anche qui gli storici raccontano cose molto vaghe. Avrebbe inventato, sarebbe stato tra coloro che inventarono la tecnica a olio, che permette di creare una materia molto più profonda della tempera, che è trasparente e levigata. Ma sono tutte scemenze, no, non è così, ed è del tutto superficiale dire che quel quadro è dipinto con tecnica olio. È una tecnica molto peculiare in cui la tempera antica, sempre rispettatissima, veniva elaborata in forme indubbiamente, diciamo, con un sistema di velatura della materia, di elaborazione della materia, che permetteva di moltiplicare il riflesso delle luci che la materia stessa emana. E in effetti, se noi guardiamo questo quadro, quello che veramente colpisce è la luce. Siamo in una stanza con le finestre semiaperte, interne e quindi in semioscurità alla fin fine, invece la percezione è acutissima. C'è un punto della questione. Giovanni Arnolfini non guarda sua moglie e non guarda noi. La moglie guarda verso, così, verso il basso. Nessuno ci guarda, mentre la richiesta della nostra osservazione è potentissima. A questo punto, in effetti, ci si può chiedere, ma insomma, perché? Perché questo quadro così importante? Ma quanto era importante Giovanni Arnolfini? Come mai è stata creata un'opera così eccelsa sotto il profilo estetico? Alla fine, per celebrare il matrimonio di un mercante, sì, vabbè, avrà pagato molto. Già, ma il problema è un altro. Ma chi l'ha detto che quella è Giovanni Arnolfini e quella è la moglie? In realtà furono due storici dell'arte illustri, anzi, uno storico dell'arte illustre con un suo assistente, diciamo così, Giovanni Battista Cavalcaselle, alla fine dell'Ottocento, che interpretando alcune tracce testimoniali provenienti su questo quadro ai primi del Cinquecento, sostenne che quello certamente doveva essere Giovanni Arnolfini, il grande mercante di Lucca. Poi però si è cominciato a scoprire che di Arnolfini ce n'erano due, uno in particolare, è vero, Giovanni di Nicola Arnolfini, si sa dai documenti che aveva sposato una donna italiana che si chiamava Costanza Trenta. E poi c'è un altro che non è detto che sia lo stesso, che dopo molti anni sposò un'altra donna che si chiamava Giovanna Cenami. C'è un dato interessante. Questa Costanza Trenta morì senza lasciare figli nell'anno 1433. Il quadro di Van Eyck è datato 1434 e di recente alcuni storici dell'arte, anche piuttosto agguerriti, hanno sostenuto una tesi un po' stravagante, che il quadro rappresenti Van Eyck, che sia l'autoritratto di Van Eyck con sua moglie. Già, ma allora quelli che appaiono nello specchio chi sono? E poi non c'è nessun elemento di attributo di pittori. Ma se fosse Giovanni di Nicola e quella fosse Costanza Trenta, era morta quando il pittore eseguì il quadro. Quella candela sola che arde, le scarpe messe per terra, non indossate, potrebbero significare semplicemente il ricordo della moglie morta di un Giovanni Arnolfini. E il quadro promana effettivamente da sé un impressionante contrasto tra la forza vitale della pittura e la quiete spettrale e terrificante in qualche modo dell'ingresso nella morte. Qual è la verità? Non si sa. Non fa niente.